Acquario, buon pomeriggio. Andiamo a vedere cosa accade a voi in questa settimana dall'1 al 7 aprile 2024. Vediamo un po' quali sono le novità. Allora, nel frattempo invece la solita pappardella di ogni video, vi ricordo a chi ancora non è iscritto di iscriversi al canale, spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati nei prossimi video. E se avete bisogno di ulteriori informazioni, vi ricordo che trovate il mio numero di telefono, la mia email, sotto al video nella voce descrizione. Per quanto riguarda il numero di telefono, potete mandarmi un semplice messaggio, un messaggio WhatsApp. Non rispondo a numeri che non conosco, quindi vi do anche questa informazione, ma potete tranquillamente scrivermi. Allora, vediamo per il segno dell'acquario dal 1 al 7 aprile 2024. Vediamo questa settimana che cosa accade anche per voi. Per il segno dell'acquario dall'1 al 7 aprile 2024. Che cosa accadrà in questa settimana? Quali sono le novità? Prima settimana del mese di aprile. Quali sono le novità per l'acquario? Tanta confusione su delle difficoltà che emergono in questa settimana. È come se non riuscite a realizzare un qualcosa per voi di molto importante, dovuta a situazioni esterne. Questo in linea generica. 6 di bastoni rovesciato per il segno dell'acquario dall'1 al 7 aprile 2024. Cosa vuole dirci di più? Vediamo questa confusione dovuta a cosa. Dovete chiudere dei cicli, c'è una confusione dovuta a dei blocchi, a degli impedimenti che non vi permettono di andare avanti e realizzare, ripeto, quello che volete realizzare. Dovete chiudere dei cicli, dovete veramente decidere di ricominciare, ma il ricominciare è chiudere comunque un qualcosa, anche magari semplicemente un vostro comportamento per andare verso una serenità, verso una tranquillità. Anche se guardando gli impedimenti c'è proprio un impedimento, o che vi date voi, o che è la situazione che vivete, che vi sta dando, che non vi permette appunto di proseguire, di andare avanti per quelli che sono i vostri progetti. Andiamo a vedere questo 7 di spade, quale altra informazione vuole dare al segno dell'acquario dall'1 al 7 aprile 2024. Infatti, ci sono delle difficoltà da dover superare e da dover risolvere per riportare nella vostra vita equilibrio, stabilità, perché in questo momento c'è confusione, non c'è un vero e proprio equilibrio. Probabilmente sono delle situazioni che riguardano qualcuno che vive con voi, qualcuno della famiglia, qualche collega, qualcuno dove vi approcciate e vi confidate, parlate, qualcuno che vi sta comunque destabilizzando. Andiamo a vedere questo 3 di denari o qualcuno che vi gestisce, non mi viene il termine giusto, non so, vi mette delle pulci nell'orecchio anche. 3 di denari, vediamo un po' quale altra informazione vuole darci per il segno dell'acquario dal 1 al 7 aprile 2024. Non si riesce proprio a realizzare un qualcosa, cercate proprio di migliorare una determinata situazione, cercate di riportare l'armonia in famiglia, la tranquillità, ma purtroppo ci sono delle situazioni di un passato, recente passato, che vi bloccano. Ci sono tanta ipocrisia, tanti imbrogli, tanti sotterfugi, ci sono delle persone non affidabili dove vi state interfacciando,
Dovete chiudere con delle situazioni di un passato, dovete chiudere con quelle che sono queste problematiche. È come se voi stesse sguazzando nella merda. Quindi sapete perfettamente che di fronte avete la merda, ma ci continuate a stare, scusate il mio francesismo. 10 di bastoni rovesciato, quale altra informazione vuole dare al segno dell'acquario dall'1 al 7 aprile 2024? Qui c'è stato un dolore che vi è stato provocato da qualcuno. Dove state vivendo adesso, una situazione altalenante? Ci sono delle scelte da fare, ma avete dei dubbi. Avete dei dubbi in merito alle difficoltà che si sono presentate. Ci sono proprio anche dei litigi eventualmente in questa settimana sulla situazione che state vivendo, cioè delle comunicazioni che possono portare a discutere e a litigare. 5 di bastoni rovesciato, quale altra informazione vuole darci per il segno dell'acquario dall'1 al 7 aprile 2024? Volete proprio avere una serenità, volete andare verso una serenità, ma è proprio il cambiamento che sta avvenendo che non vi porta alla vostra serenità. Avete bisogno proprio di dover parlare, comunicare con qualcuno, le comunicazioni sono tese. Allora, comunicare, parlare con qualcuno perché volete delle gratificazioni, volete avere un vostro successo, una realizzazione di un qualcosa, una vostra vittoria, però vedo che c'è un qualcosa proprio di acceso in questa settimana. Dovete lottare prima di arrivare a questa vittoria. Vediamo questi impedimenti e questi blocchi per voi dell'acquario in questa settimana, dall'1 al 7, aprile 2024, quali sono? Una situazione bloccata che state vivendo. C'è una situazione bloccata che state vivendo dove cercate in tutti i modi di migliorarla, ma purtroppo ci sono delle difficoltà. Andiamo a vedere ancora queste situazioni di un passato, recente passato, che sono ancora presenti, su cosa riguardano. Quindi la situazione bloccata che voi state vivendo non vi permette di iniziare un qualcosa di nuovo, perché ci potrebbero essere delle difficoltà. Vediamo invece queste situazioni di un passato, recente passato, che vi mandano ancora in crisi. C'è un qualcuno che sta al vostro fianco, che ha cercato in tutti i modi, ripeto, di mandarvi in crisi, magari di farvi chiudere, perché no, anche una determinata relazione per alcuni di voi, di farvi allontanare. Qualcuno ha cercato di mettere il bastone tra le ruote, facendovi allontanare da una persona di vostro interesse. Andiamo a vedere come si concluderà la settimana per il segno dell'acquario dall'1 al 7 aprile 2024. Qualcuno ha manomesso qualcosa, qualcuno si è intromessa in una relazione, qualcuno ha messo il bastone tra le ruote. Quindi ci sono state delle situazioni, no, che adesso vi fanno vivere chiaramente un blocco. Infatti, qui ci sono ancora come si conclude la situazione, la settimana. Si conclude dove ci sono delle difficoltà su situazioni esterne. Voi dovreste allontanare da queste situazioni, come vi ho detto, se volete realizzare i vostri progetti, se volete andare verso qualcosa, ma avete proprio un blocco emotivo, dovete lavorare anche su voi stessi e riflettere bene su quelli che sono i vostri blocchi e poi essere più decisi e determinati nel prendere una decisione di chiusura per ottenere voi una vostra giustizia. Quello che sembrerebbe non riuscite a fare. Carissimi amici dell'acquario, questo è quanto per voi. Io vi ringrazio, ci sentiamo alla prossima e un abbraccio a tutti.